inattesa e certamente non preventivata, ma che all'avvio di campionato dell'Atalanta, che aveva iniziato con una vittoria bella e convincente a Reggio Emilia con il Sassuolo. Il Frosinone ha fatto suo il risultato dominando i primi 45 minuti in cui la squadra di Gasperini, schierata come nella prima giornata con la sola eccezione di Ederson al posto di Pasalic, non è praticamente entrata in partita. Veloci e determinati, soprattutto precisi e lineari nello sviluppo di gioco, i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo 5 minuti quando Lookman ha perso palla a centrocampo e Arroui ha trovato un corridoio libero per andare a segnare. L'Atalanta, che ha continuato a perdere troppi contrasti e a peccare di precisione nei passaggi, ha avuto anche l'occasione per pareggiare, ma è stato il Frosinone ad approfittare di una indecisione collettiva su azione da calcio d'angolo per raddoppiare con il difensore Monterisi. Nella seconda metà del primo tempo, l'Atalanta ha fatto poco per riprendersi. Nell'intervallo Gasperini ha cambiato la linea di destra sostituendo Zappacosta e Lookman con Zortea e De Ketelaere, ma per la scossa si è dovuto attendere l'undicesimo minuto della ripresa quando Zapata ha trovato il gol da vero attaccante proprio mentre stava per lasciare il campo. Poi, con l'ingresso di Scamacca a metà ripresa, l'Atalanta ha costruito l'occasione per pareggiare che Scalvini ha fallito. Il ricorso a Muriel nel finale di partita con la squadra a trazione anteriore non ha prodotto pericoli per il Frosinone. Stavolta i nuovi acquisti e i cambi dalla panchina non hanno inciso come era accaduto con il Sassuolo. Una sconfitta su cui riflettere, soprattutto per come è maturata, in vista dell'esordio casalingo con il Monza prima della pausa di campionato. Per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com. Thank you.